al Salone Nautico di Genova presenta un grippiale che diventa intelligente. Cosa significa? Diventa super intelligente. Allora, è il primo grippiale con un dispositivo GPS integrato ad alta precisione. Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a monitorare costantemente l'ancoraggio, quindi l'ancora, non come si fa oggi, quindi tramite un'applicazione o sistemi integrati sulla barca che hanno il difetto di essere lontani dall'ancora e quindi poter girare a seconda delle condizioni del vento sull'asse, diciamo, relativo all'ancora, ma avendo il GPS direttamente sulla verticale dell'ancora abbiamo di fatto annullato i possibili allarmi dovuti a questo difetto. Quindi andando a monitorare costantemente il punto di ancoraggio tramite un palmare riusciamo a dare un allarme che arriva a un raggio minimo di 2 metri, ha la funzione Ghost che permette al grippiale di immergersi a meno 3 metri dalla superficie qualora ci fosse una rada superaffollata, quindi molte barche, e c'è il rischio di collisioni col grippiale stesso. Quindi sempre tramite il palmare il grippiale in questo caso si immerge a meno 3 metri di profondità e rimane sotto la superficie completamente invisibile e protetto. Questo è un prodotto completamente italiano? Completamente made in Italy, italiano, noi siamo i produttori, siamo oramai in vendita da circa 10 anni, abbiamo iniziato con i grippiali autoaffondanti per il recupero della trappa, poi siamo passati sui sistemi di sicurezza, quindi l'ancoraggio, abbiamo diversi modelli che variano da modelli base a modelli più evoluti come l'ultimo che stiamo presentando quest'anno al Salone di Genova. La vostra società dove opera? A Torino, in Piemonte, noi abbiamo la sede e la produzione tutta integrata, tutta all'interno dell'azienda. E i clienti dove sono sparsi? Lungo l'Italia? In tutta Italia e anche all'estero, quindi abbiamo sia la clientela italiana che anche estera, in tutta Europa. Hardware e software, tutto fatto in casa da voi? Tutto in casa da noi, esatto. Noi partiamo dal progetto, abbiamo un laboratorio di ricerca e sviluppo interno e produciamo sia la parte elettronica a livello di firmware che di hardware. Allora, questo gavitello fa parte dei nostri sistemi di ormeggio. È un gavitello affondante con risalita radiocomandata che viene utilizzato durante l'operazione di ormeggio in porto. Normalmente è un'operazione detestata da tutti i diportisti perché consente nel far scorrere la trappa da una parte all'altra dell'imbarcazione. La trappa normalmente è depositata sul fondo, quindi è sporca le mani, sporca l'imbarcazione. Con questo dispositivo noi andiamo a recuperare gli ormeggi direttamente a prua senza farli scorrere manualmente da una parte all'altra dell'imbarcazione. Ora vi facciamo vedere come funziona. Noi andiamo a collegare i nostri ormeggi al gavitello. Quando usciamo con l'imbarcazione dal posto barca, facciamo affondare gli ormeggi e contestualmente il gavitello si deposita sul fondo insieme alla cima d'ormeggio. Al termine della nostra uscita in barca, quando rientriamo al nostro posto barca, andiamo a richiamare il gavitello in superficie al momento dell'ormeggio. Quindi fissiamo normalmente la nostra barca a poppa, andiamo a prua e con il telecomando inserito nel mezzo marinaio, semplicemente bagnando la punta del mezzo marinaio in acqua, invia un codice al gavitello che sale in superficie. Andiamo a recuperarlo con il gancio magnetico, quindi anche senza doverlo andare a pescare con un mezzo marinaio tradizionale. Recuperiamo il nastro, al termine del quale abbiamo la cima d'ormeggio a prua senza averla maneggiata. Quindi in maniera molto più semplice, pulita e veloce abbiamo fatto l'ormeggio.